Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video, sono Carzettina 97 e oggi siamo col continuo della serie di bullismo. E il primo episodio l'ho chiamato giusto una piccola precauzione. Ma ragazzi, allora, praticamente adesso siamo al secondo episodio e ragazzi, voglio raccontare una cosa. Quando io prima di aprire il canale io facevo finta di avere un canale mio, no? Avevo tipo 3 milioni di iscritti. E facevo sta roba, no? Che io tipo guardavo sti video del genere, dei combattimenti, e facevo finta di registrare e fare la reaction. Ebbene, adesso la sto facendo davvero in riga. Una sensazione strana, che purtroppo questa non ve la posso descrivere, non ve la posso trasmettere. Però ragazzi, dato che l'altro video è durato un botto perché ho parlato troppo all'inizio, ho parlato 3 minuti all'inizio, direi di parlare poco e vediamo subito questo nuovo video. Rossi, cos'hai combinato questa volta? Diego? No, scusate, eh. Allora, Rossi. Raga, Rossi è Diego o è Aurelio? Ne sa di più Aurelio, Diego è buono. Ah, e raga, a proposito, se voi avete delle clip del genere, tipo queste, mi raccomando, inviatemele sotto nei commenti, mi raccomando. Niente, come al solito. Ma Non è vero, preside, guardi cosa ha fatto il mio diario. Per questa volta non ha sarò fatto cattivo. niente. Ma se questo fatto dovesse ripetersi, passerai dei guai Ha seri. chiuso un occhio come la pulla di GTA. Hai buttato 5.000 dollari? Non ti è bastato il rimprovero dell'altro giorno? Avresti potuto romperle il naso. Ma non ho fatto niente, è venuta da sola. Ammazza, l'ha toccata con dito una botta così forte. Mi ha dato un pugno sul Vabbè. naso. No. Abbasso la violenza sulle donne, perché non è giusto, perché le donne sono calcolate, sono vittime più molto più deboli e per questo alcuni, la maggior parte dei maschi, le prendono di mira, ma è bully, perché sono vittime facili da battere, da sconfiggere, no? E quindi vengono presi di mira, non è giusto, raga. Un'altra volta. Il collo rotto, la gamba rotta. Sì, vabbè, con quello che ride, si è fatto male e ride, vabbè. Passato il limite. Ma non sono stato io, preside. Eh E no. certo, si sono fatti male da soli. Infatti. Ogni parola vale come la loro. Per questa volta non ci sono prove, ma d'ora in avanti ti tengo d'occhio. Sei a rischio bocciatura. Bocciatura. Buon Giorgio. Interrogazione di È giovedì. molto simile alla preside. C'è qualche volontario? Fatemi un po' vedere. No. Ma d'ora in Guardate avanti bene ti la tengo prof. d'occhio. La preside, scusate. Guardate la prof. Sono quasi la stessa persona, eh. Oggi c'è l'interrogazione di Molto geografia. simile. C'è qualche volontario? Questo che guarda le mosche. Questo sta a studiare. Che si sta a cagare sotto perché sta a studiare all'ultimo. Pure quello con giacca blu. Che sta a cagare sotto perché non ha studiato e sta studiando al volo come facevo io. Perché tanto io, ragazzi, dovete sapere che io facevo sempre così, no? Che studiavo sempre all'ultimo, che poi io riuscivo pure a studiare bene all'ultimo. Pensate in memoria, c'avevo 3 pagine e leggevo una volta, mi ricordavo. Però, raga, io facevo sempre così, no? Però, a mia maestra non mi chiamava mai, no? Perché io tutte le volte che mi chiamava sempre a me. E io ero sempre preparato, no? Perché io studiavo sempre, no? A un certo punto, ma ha iniziato a non chiamarmi più, non chiamarmi più. E io che studiavo sempre all'ultimo, sempre. Perché io studiavo la sera, ma così al volo, da letto al volo.
Poi gli davo una letta la mattina, e quando la mattina prima di fare colazione, e quando stavo lì che studiavo al volo, e poi non mi chiamava. Però ci facevano fare riassunto. E quindi lì, è lì, sì che valeva la pena studiare al volo, eh. Perché noi ci fanno fare il riassunto col libro chiuso, si facevano fare. Cioè, ce l'hanno fatto fare qualche volta. Questo quelli di Dan Crociate. Decido io, ho visto quel sorrisetto, decido io. Queste sono le classiche prof, no? Che sono un po' tipo... No, decido io, capito? Così. Germania si trova sopra l'Italia e vivono i germani. Questi sono un popolo che bevono moltissima birra e abbiamo battuto il mondiale scorso nella divisione femminile. Che figo! E il mio ragazzo? Cosa? Grande Questa è la classica coglioncella che va appresso al coglione. E questa è coglione 2. Eh Sotto qui la tua scienza. sì. Ma non avevi una ricerca da portarmi? Ah sì, la ricerca. Vai a prenderla. Questo si è dimenticato, guarda che sorrisetto, si è dimenticato. Vedi, i bulli, come ho detto nello scorso video, sono così. Qua stilografica, ce l'ho pure la stilografica. Vedi questo sorrisetto che dice oh fuck, mo che faccio? Oh fuck. Ecco perché non sanno Sarebbe il tuo studiare lavoro? i bulli. Sarebbe sufficiente questo lavoro per te? Sì? Non è sufficiente. Vai al posto e riportati via quella roba lì. Questa me la paghi. Ma io non so niente Ecco, è il povero e il poveraccio. Quello nero se lo merita, così magari una volta Ecco, che torna in Italia. coglioncella che parla, ovviamente. Sta zitto, vale. Dopo ci rivedremo fuori da scuola. Ma ci ho lavorato su 3 giorni. Ma taci, tanto è inutile che cerchi di difenderti. Ecco, Mazza, che che brutto. difenderti? Sei soltanto un buffone, devi piantarti. Questo sta a dormire quello dietro. Porello. A volo? A volo? Valerio, vai a ripulirtela. A E tu velo. Giacomo, prendi la scopa e pulisci. Bene. Giacomo, combina qualche guado. Devo andare subito. No, è perché non è stato Valerio, si chiama. Vabbè, Valerio. È stato tu, brutto pirla. Guarda, che faccia da Io ero maialino. prof, se Valerio non sa camminare non è che dovete punire Giacomo, eh. Che poi i bulli sono pure brutti. Ecco, è sempre a fare così la coglioncella. Ok, se c'è la violenza sulle donne, è come dicevo prima. Ok, a volte. Tipo, se fanno così, no? Sono delle bulle, oppure fanno così e te fanno venire nervoso, che te fanno un giro, che te fanno gli schiaffi. Allora lì, sì, lì c'è una ragione perché uno le mena. Ma la maggior parte dei casi è che vengono menate senza motivo, quindi è questo un po' brutto. Però facciamo finta di niente. Tanto è quello che fa la pula. O sta a ripià questo col Nokia 3310, che è un telefono antico. Non è il Nokia 3310, sono tutto fatto, diverso il Nokia.
Vabbè, una tranquilla giocata, dai. Questo scattafoto. È di sabble. Questo sta a leggere un fumetto, vabbè. La povera vittima. Bellezzata. I bulli in azione. Fai tu schifo! Infatti, non è vero, fai tu schifo! No, 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 no. Le mani al collo, eh! Le mani al collo. La cosa che dice, che se li via? E cosa tipo a nerd. La bocciatura. Che cazzo giro? Cazzo c'è strano. Quel canestro ha visto cose. Ok, dell'outro room non ce ne frega niente. Allora, è durato poco, quindi adesso voglio vedere. Non ci sono altri video, ragazzi. Bene. Un like, uno schiaffo a tutti gli attori. Bravo! Bravo, ti metto like. No, leviamolo. Vediamo le risposte, ragazzi. Ecco, su. Vorrei vedere te. Appare. Recita idiota. LOL, tranne Alessandro. Catch il puledro se fa cagare minchia. È colpa nostra. Se non sanno recitare, se l'odio fa cagare, se la storia è la merda, non ho cazzo. Hai ragione, sì. Sono il 500 like. No, qui ci sono 37.000 like. Che parolone, attori! 600 schiaffi snot sufficiente. Minchia, non vedo l'ora, che schifo è questo video. Quindi direi 691 schiaffi a tutti gli attori. LOL 777. Vero, ma almeno i ragazzi cercano di imparare. Ti vorrei vedere a fare questa cosa senza avere preparazione. Gli avranno dato un foglio basta. Gli avranno dato un foglio. Ok. 800 schiaffi. Contate che ho un remastered del 2007, quindi... Un like, uno schiaffo, Alfa Man. Monica Mammi. Ma ridono anche. È quello che volevo dire! È quello che stavo dicendo! Quello lo scorso video ridevano! Infatti! Quello lì con col collo rotto ride! Pure quello lì bullizzato che ride! No, grazie, io non prendo tre. Alfa Man. Wario, Piedes Adventures, cosa? Sugo, basta non farla. Monica, mamma, sta zitta. The To Galaxy, piuttosto sta zitto, sugo. Primo, sta zitto, solo una critica. E solo una critica. Ma qua siete tutti bulli. Vero. Ah, 1331 schiaffi. Ma il bello è che questi interpretatori interpretano male, però ha un significato giusto. Alfa Man.
È vero, hanno fatto 3 milioni di visual! Com'è possibile? Pure la mia! Ho fatto il colore, ho visto. Beh, se sono un lecchino in mano, te rendi conto che hanno recitato malissimo! Guarda, due stessi insulti. Jambuk Sox, Jambuk Sox, Achif Gre e Sugo Sugo. Dice lo stesso insulto. 1420. Ma parlano del 2007, non del 2019. Questo scrive del 2019. 4 settimane fa, idolo! È un video del 2007, razza di scemi. E si vede che vuoi bene a tutte le persone. Comunque, visto il suo, ma spremi i pomodori. Sì. Ok, ragazzi. Vabbè, se vi è piaciuto il video... No, fermi, no, no, voglio fare almeno di 20, eh. Like, se lo guardi, quello che ha recitato meglio è stato il pallone da basket. È vero, è vero. Che la preside leggeva il foglio con scritta la parte. Eh sì. È vero, è vero, è vero, è vero. Ecco, io lo guardo proprio per fare il coglione, però. In questo caso, vabbè. No, 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 no. Vuoi un video sul bullismo? L'ex ha aperto il video solo per vedere la faccia del tizio. Guarda, Mr. B. 2019 e sono ancora qui. Cosa ne sto facendo della mia vita? Una merda. Niente come me. Bello tutto, 18-19 anni. La faccia da cinese. Vittima di bullismo, quella recitazione. 2019. Guarda che faccia brutta c'è il tizio. Credibilissimo il bullo. Proprio credibile il sarcasmo. Lei che lo guarda nel 2019, lo sto guardando nel 2019, chi lo guarda nel 2019, non ha una minchia di senso, è vero? In Germania i bulli li espellono. È vero? Ma ti pare una persona con il collo rotto? È quello che volevo dire! È quello che ho detto all'inizio video! Quello co con la gamba rotta, c'è cioè il sorrisetto, quello col collo rotto che ride! Ride! Vabbè! Ecco che cerchi di difenderti, sei soltanto un buffone, devi piantarla e taci. Cheat. Lei che sta guardando questo video ora, dopo 12 anni dall'uscita. Porco Dio, è uscito il 2007. Recitazione di M, capisco che sono bimbi minchia, ma un po' più di grinta. Ad aprile tutti i BM pure oh, esatto. Molto gente il Nokia. È vero. Oh, è stato fermo, ha fatto la parte esatta, non ha riso, non ha fatto niente. Quindi vedi soprattutto buffo fa bullo faccia da demente. Ho voglia di fare una cosa educativa e contro il bullismo, a farla bene, lol, studio. Allora, ragazzi, se ogni 1.000 visualizzazioni sono 20 centesimi, no? E è stato fatto nel 2007 e che prima erano 1,50 euro. Quanto cavolo ci hanno guadagnato sti tizi? E ragazzi, non c'ho manco la carta. Di credito, perché tu per guadagnarci ti serve tipo quella carta di credito. Però io non l'ho messa perché io non lo faccio per soldi, ragazzi. Io lo faccio perché mi piace, cioè, a me piace intrattenervi, mi piace non solo intrattenervi, ma mi piace, insomma, farvi vedere le cose, cioè, così. Ciao, sto scrivendo, non c'è solo quanto fa cagare sto video. Me lo fate apposta a essere finti, PS scherzo.
film il ragazzo cesso e cesso uguale cacca. Ma puoi essere bullo con quella cos'è sto cringe? Ma la recitazione 10 su 10. Fatto male, recitano meglio i bambini dell'asilo quando devono fare una recita, è vero! Che battuta squallida, zucchero al volo! È quello che volevo dire, è quello che ho detto, zucchero al volo! Fallo nero se lo merita, così smetterà di rompere. Se vuoi prendere la sua ricerca come ca... Ma fatta rompere. Comunque, questo video in una parola è è merda. È merda, avete capito? Like a chi pensa che la recitazione è pessima. Ti metto un bel like. No, e te lo devo. Perché non meriti un like. Non si guarda la telecamera, è vero. Le doti recitative della preside sono pari a quello di un sasso con gli occhiali da sole. Lei che a chi lo sta guardando nel 2020, ma nemmanco ci siamo. 2019, Ragazzo bullo, che me ne butto dal soffrire degli altri. All'improvviso il ragazzo bullo che assomigliava intensamente ad un cavallo in calore ottuso. Che soffriva di sulla sua faccia apparì un lividore gigante. Ma che cresce bimbo se continui così nel pro il prossimo lo pigli dove non batte il sole. Titolo bullismo, io mi suicidio. Le tecniche di ripresa a quale secolo appartengono? Vabbè, sentite ragazzi, questo video sta degenerando anche perché 21 minuti. Se questo video vi è piaciuto, lasciate e vi siete divertiti come me a prenderli non solo in giro, ma a dire che è vero quello che abbiamo pensato, mettete un bel like, ragazzi. Soprattutto commentate, condividete e iscrivetevi al canale per attivare la campanellina e non perdervi i prossimi video. E ragazzi, adesso uscirà anche il continuo della serie di Minecraft e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Bella raga!